Per la prima volta avete dato delle targhe a delle persone che avete ritenuto particolarmente importanti nel percorso dell'ente, perché di fatto l'ente è fatto dagli uomini e dalle donne che lo animano e lo compongono. Certamente sì, questa è la parte conviviale di una intensa giornata di lavoro, una giornata particolarmente positiva per come si è sviluppata, per la partecipazione che ha registrato i lavori, non solo dal punto di vista quantitativo ma soprattutto dal punto di vista qualitativo della partecipazione agli approfondimenti di merito, lavori che proseguiranno ovviamente come da programma, quindi anche nel corso della giornata di domani. Questa sera abbiamo premiato alcuni presidenti, vicepresidenti, direttori e docenti, ma idealmente è una premiazione rivolta a tutti coloro i quali hanno contribuito a far nascere, crescere e vivere questo sistema bilaterale del settore, che è particolarmente apprezzato. Ne abbiamo avuto testimonianza anche oggi con gli interventi del Ministero del Lavoro e della Conferenza delle Regioni. Quindi continueremo su questa strada, predisponendo l'albo per il futuro di tutti coloro i quali con il loro impegno, la loro passione, la loro dedizione hanno contribuito, ripeto, a far crescere e apprezzare questo sistema che è vitale e fondamentale per le aspettative delle imprese e dei lavoratori, le imprese che hanno bisogno di qualificazione, i lavoratori che hanno bisogno di acquisire sempre di più maggiore professionalità, maggior competenza, professionalità da svolgere in sicurezza, perché così facendo si contribuirà a qualificare anche l'impresa, il sistema dell'impresa.